Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si risolvono le disequazioni fratte. La regola ci dice che dobbiamo porre il numeratore e il denominatore maggiore di 0, a prescindere dal segno che c'è qui nella disequazione. Quindi, risolvendo la prima, numeratore maggiore di 0 viene, l'1 lo porto di qua e divido tutto per 3. Quindi il numeratore maggiore di 0 viene x maggiore di 1/3. Denominatore, porto il meno 2 di là, quando la x ha segno meno, ricordiamoci sempre di cambiare segno a tutta la disequazione e cambiare anche il verso. Dopodiché divido sia a destra che a sinistra per 5, quindi il denominatore maggiore di 0 viene x minore di 2/5. A questo punto, dopo aver posto n di maggiore di 0 e aver trovato la soluzione, dobbiamo fare la tabella dei segni. Quindi dobbiamo andare a fare una linea retta considerando i due numeri che abbiamo trovato e scrivendoli dal più piccolo al più grande. Quindi 1/3 l'ho scritto per primo, perché se fate con la calcolatrice 1 diviso 3 fa 0,3, e 2/5 l'ho messo dopo perché è un po' più grande, infatti se fate 2 diviso 5 viene 0,4. A questo punto facciamo la tabella dei segni. Per quanto riguarda il numeratore, devo mettere il segno più quando x è maggiore di 1/3. 1/3 è qui, quindi maggiore vuol dire più, più e meno. Denominatore, devo andare a mettere segno più quando x è minore di 2/5. 2/5 è qui, quindi minore, più, più e meno. A questo punto facciamo il prodotto dei segni, quindi meno per più, meno, più per più, più, più per meno, meno. Come sempre la soluzione me la dice la disequazione di partenza. La disequazione fratta era minore, e quindi vuol dire che devo prendere segno meno. Quindi la soluzione è quella indicata in questa retta, quindi x minore di 1/3, perché da 1/3 vado a meno infinito, quindi sinistra, e x maggiore di 2/5. X minore di 1/3 si scrive così, la unione, quindi l'oppure si scrive con una V, x maggiore di 2/5, questa è la soluzione. Come sempre andiamo a fare un esercizio un pochino più difficile. Questa volta abbiamo una disequazione un po' più complessa. Prima di procedere con nd e poi con la tabella dei segni, dobbiamo andare a fare i calcoli. Primo passo, portiamo tutto quello che ho qui al primo membro. Quando porto al primo membro vi ricordo che dovete cambiare segno. Quindi ricopio queste due e porto queste due di qua. Quindi al secondo membro ho maggiore di 0 perché ho portato tutto questo di qua. A questo punto dobbiamo fare i calcoli e quindi facciamo l'MCM. Per fare questo dobbiamo scomporre i denominatori, quindi li scompongo in piccolino con la penna rossa. Qui mi rendo conto che per scomporlo posso raccogliere a fattor comune il 2 e quindi rimane 2x meno 1, perché 4x fratto 2 fa 2x e 2 diviso 2 fa 1. Qui ho soltanto 2, quindi il denominatore è già scomposto. L'ultimo denominatore, anche qui vedo che posso raccogliere un 6 a fattor comune e tra parentesi mi rimane 12 diviso 6 2x e 6 fratto 6 1. L'MCM tra questo, questo e questo denominatore è 6 2x meno 1, perché tra 2 e 6 vince il 6. A questo punto facciamo i calcoli, quindi 6 diviso 2 3, 2x meno 1 2x meno 1 se ne va, e quindi mi rimane 3 che moltiplica il numeratore. Qui 6 diviso 2 è 3 per 2x meno 1 per il numeratore. Qui l'MCM fratto il nostro denominatore fa 1, quindi ricopio il nostro numeratore. Attenzione, qui c'è un meno davanti alla frazione, quindi meno al numeratore vuol dire che devo cambiare segno a tutto, meno 14x meno 8. Qui ho 1 come denominatore, quindi ricopio tutto il mio MCM per x, quindi viene 6x per 2x meno 1. A questo punto il denominatore lo ricopio e vado a fare i calcoli al numeratore. Moltiplico 3 per 5x, quindi 15x, meno 3 per 1, 3. Qui ho il prodotto di tre fattori. Mi rendo conto che i due fattori tra parentesi sono una somma per differenza e quindi risolto viene il quadrato del primo meno il quadrato del secondo. Se non vi ricordate i prodotti notevoli, vi invito a guardare la mia playlist prodotti notevoli. Quindi abbiamo risolto tra parentesi tonde la somma per differenza. A questo punto moltiplichiamo per 3, quindi 3 per 4x alla seconda,
12x alla seconda. 3 per 1, meno 3. Questi due termini li ricopio e moltiplico. Meno 6x per 2, meno 12x alla seconda. Meno per meno, più 6x. Ora sommiamo i termini simili. Mi rendo conto che ho due termini opposti, quindi si semplificano. Sommo i termini simili, quindi 15 meno 14, 1, più 6, 7x. Meno 3, meno 3, meno 6, meno 8, meno 14. A questo punto, una volta svolti tutti i calcoli, mi ritrovo una frazione come quella del primo esercizio. E quindi ora possiamo finalmente andare a fare numeratore e denominatore maggiore di 0. Risolvendo la prima, porto il 14 al secondo membro e viene. Divido tutto per 7, quindi il numeratore maggiore di 0 viene x maggiore di 2. Il denominatore maggiore di 0, poiché 6 moltiplica tutto 2x meno 1, posso semplificarlo. E quindi risolvo semplicemente 2x meno 1 maggiore di 0. Porto l'1 al secondo membro, divido tutto per 2 e quindi il denominatore maggiore di 0 viene x maggiore di 1/2. Tabella dei segni. Come sempre devo scrivere i numeri dal più piccolo al più grande, quindi 1/2 e 2. E andiamo a mettere il segno più quando x è maggiore di 2. Quindi più meno meno. Per il denominatore mettiamo più quando x è maggiore di 1/2. Quindi 1/2 è qui, più più meno. Prodotto dei segni. Meno per meno più, meno per più meno, più per più più. Come sempre, per scegliere quale dei due segni prendere, devo guardare la disequazione di partenza. La disequazione avrà segno maggiore e quindi devo prendere più. E quindi la soluzione sarà x minore di 1/2 oppure x da 2 in avanti, cioè maggiore di 2. Ora tocca a te. Dopo aver visto attentamente il video, mettiti in gioco e allenati con gli esercizi che ti ho preparato. A fianco trovi le soluzioni, così puoi verificare che hai fatto bene. Buon allenamento! Bene ragazzi, anche per oggi l'allenamento è andato. Spero che gli esercizi siano stati di vostro gradimento. Ho visto che i video che ho caricato la scorsa settimana hanno già raggiunto tantissime visualizzazioni. Quindi io vi ringrazio, continuate a seguirmi, continuate a passare parola e soprattutto iscrivetevi al mio canale per non perdervi i nuovi video. Io sono Monia Tomassini e come sapete il mio motto è: se non siete ancora bravi in matematica è perché ancora nessuno ve lo ha insegnato. Ci vediamo al prossimo video!